Bentornati sul canale amici, oggi voglio parlarvi di questo zaino di surplus dell'esercito polacco acquistato dal sito, dallo store online polacco armyworld.pl. Innanzitutto, diciamo che non sono riuscito a trovare della documentazione specifica sullo zaino. Pur cercandolo, non ho trovato molto. Questo zaino viene indicato come 976/MON. Penso si riferisca all'identificativo del modello. Si presenta nella colorazione VZ93. La VZ93 Pantera è la colorazione, il mimetismo che è stato adottato appunto nel 1993 dall'esercito polacco e che seguì al VZ89 Puma. Questo mimetismo si distingueva per i contrasti dei colori e per la capacità migliorata di rompere le linee e le forme. Tant'è che quando poi l'esercito polacco negli ambiti internazionali iniziò a partecipare anche alle operazioni internazionali in ambiente desertico, mantenne lo stesso pattern, semplicemente cambiando i colori, perché era risultato funzionale. Parliamo dello zaino in sé. È uno zaino con bastino, ipotizzerei forse in acciaio, in tubo d'acciaio, ovviamente, cavo, con una capacità di 55 litri allargabile fino a circa 70 litri. Quello che colpisce di questo zaino è che costa veramente poco, perché con spese di spedizione sono riuscito ad averlo a casa per circa 38 euro, veramente nulla. Quindi tutto oro, non proprio. Man mano nella review vedremo anche alcuni difetti che possono limitarne l'uso a determinati ambiti. Passiamo a esaminare le caratteristiche nel dettaglio. Avviciniamoci. Possiamo innanzitutto osservare gli spallacci che sono ben imbottiti, molto, molto spessi, larghi e spessi. Al di sotto degli spallacci intravediamo il bastino, eccolo qua, bastino che è fatto a L, quindi va anche al di sotto dello zaino. Un'imbottitura per proteggere la schiena dal bastino e sotto la cintura di appoggio, la parte di appoggio che appoggia contro i lombi e nella parte anteriore arriva con la cintura. La cintura non è particolarmente imbottita, quindi sicuramente su carichi pesanti non darebbe particolarmente sollievo. È da evidenziare che in ambito militare le cinture non vengono particolarmente usate perché vanno a interferire col gibernaggio e perché in caso di contatto rubano tempo al combattente che deve appunto sganciarle per liberarsi dello zaino e proseguire nell'azione. In un precedente video in cui raccontavo la prima impressione su questo zaino, mi ero lamentato del fatto che la cintura non lavorasse particolarmente bene e il bastino nella parte bassa appoggiasse sulla schiena. Dopo aver esaminato e aver fatto diversi tentativi, mi sono accorto che probabilmente la configurazione con cui mi era stato consegnato non era quella corretta. Sono riuscito a modificare l'allaccio della cintura nella parte posteriore del sospensore dell'imbottitura ed effettivamente, sistemato come adesso, lavora correttamente e il bastino non tocca assolutamente la schiena. C'è un qualcosa di molto particolare nella parte posteriore dello zaino. Dalla parte alta e dalla parte bassa, qua sotto, escono due capi di una corda con pure il moschettone. Ebbene sì, perché al di sotto in questo vano nascosto sono
sono presenti ben 16 metri di corda. E a mio avviso si tratta di una 8 mm. Ipotizzo che abbia delle specifiche per alpinismo, perlomeno mi aspetterei che tali siano le specifiche per un esercito che la richiede. Viene mantenuta in sede con una serie di passaggi di asole continue attraverso delle piccole asole elastiche. Il capo ha questa forma di blocco che lo tiene fermo in un'asola. Poi abbiamo un moschettone da alpinismo con ghiera di sicurezza. Questa forma di passaggio ne rende in realtà un pochino complessa, un pochino faticosa l'estrazione sia da una parte che dall'altra. Per quanto la sistemazione risulti a prima vista carina e simpatica, dall'altra risulta assolutamente scomodo rimetterlo in sede. Una volta che si è utilizzata la corda, per riuscire a rimetterla al suo posto è necessario sganciare lo zaino dal bastino per poter lavorare comodamente. Gli spallacci sono agganciati in maniera molto semplice, con due semplici fibbie in plastica. Sul fianco possiamo individuare le cinghie che permettono di tenerlo agganciato al bastino. Un'ampia fascia cucita estremamente robusta che con due grosse maniglie che consente un comodo trasporto, una comoda movimentazione. Questa fascia c'è sia da un lato che sull'altro. Nella parte inferiore abbiamo appunto il punto di fuoriuscita della corda, quindi la parte a L del bastino con le varie cinghie di aggancio. Lo zaino può essere portato chiuso sia agganciandolo su queste fibbie nella parte bassa, sia nella parte alta. Perché? Perché, come dicevamo, questo zaino può essere riempito molto di più e quindi in caso lo si vada a riempire maggiormente e la parte superiore prenda più volume, è possibile chiuderlo a questa altezza. Non si tratta di chiusure a sgancio rapido, sono le tipiche fibbie in semplicissima plastica, nulla di particolarmente moderno né resistente o di particolare qualità. Sempre sul fronte abbiamo queste due grosse tasche verticali che possono contenere tranquillamente una bottiglia da 1,5 litri, che però non consente di chiudere la tasca, o una borraccia Nalgene. E se provo a metterci la gavetta sotto, la borraccia non entra. La tipica borraccia americana o quella inglese non entrano in alcun modo, né con gavettino né senza. Abbiamo poi due tasche più piccole in cui poter riporre altri oggetti. Io non so se queste tasche siano state realizzate per portare un certo numero di caricatori dell'arma d'ordinanza polacca, o se queste tasche potessero tenere eventualmente come dimensioni delle granate, delle bombe a mano, fossero state pensate per quello, non ne ho idea. La cerniera metallica non è di eccelsa qualità, non si muove benissimo, non scorre benissimo, bisogna prestarci un po' d'attenzione, ma fino adesso non si è mai impigliata né mi ha lasciato l'idea che possa rompersi da un momento all'altro. Al di sotto della patella, del coperchio, abbiamo una enorme tasca a velcro
che prende tutta la grandezza del coperchio. Veramente molto ampia, dentro ci sta davvero di tutto. Il comparto, l'unico comparto, comparto principale, ha una prima chiusura con laccio e poi una seconda che quindi consente di riempirlo maggiormente. Il tutto diventa più voluminoso, non è un problema, lo chiudo nella parte alta. Il tessuto con cui lo zaino è realizzato è un nylon molto robusto, e non mi sembra che presenti delle particolari criticità. Quello che ho notato è che secondo me questo zaino è stato, mia opinione, progettato sulla base dell'alice large americano. Infatti, se voi avete a casa un bastino per l'alice large, bastino e spallacci, lo montate tranquillamente, è perfetto. Anche l'altezza dei vari lacci per agganciare zaino, il sacco al bastino, combaciano perfettamente, combaciano i punti di inserimento per gli spallacci. Combacia ogni cosa. L'alice americano non ha la parte sottostante di bastino e questo non inficia assolutamente l'utilizzo se lo andiamo a montare al di sotto, al posto del bastino originale. Nel caso utilizziamo il bastino dell'alice, non abbiamo necessità di questa parte di imbottitura, perché a mio avviso l'alice americano è stato pensato un pochino meglio e questo qui, a differenza, se non utilizzo l'imbottitura mi va a toccare sulla schiena, le parti del bastino, le traverse del bastino mi toccano sulla schiena. Veniamo ora ai pro e contro. Allora, partiamo dai contro. Questo zaino pesa a vuoto davvero tanto. Pesa 5 kg, perché il bastino è veramente pesante, perché hanno deciso di includere quasi 7 etti tra corda e moschettone, che francamente non vedo perché uno dovrebbe portarsi sempre dietro, me li porto dietro quando mi servono, e perché c'è questa parte di imbottitura posteriore che fa il suo, e infine perché la parte sottostante del bastino era una parte che si poteva evitare. Quindi se si volesse ridurre il peso, quello che si potrebbe fare sicuramente è viaggiare senza portarsi dietro la corda e il moschettone quando non serve, non c'è nessuna necessità e se vanno già a togliere 7 etti. Se poi si volesse intervenire in maniera più diciamo invasiva, si potrebbe tranquillamente tagliare il bastino a questa altezza, che quindi diventerebbe più o meno come il bastino di un'alice, togliendo quindi una parte qui, la parte della base della L. Diciamo che probabilmente in questo modo si riuscirebbe a togliere 1,5 kg buono e quindi arrivare su un peso di 4,5 kg. Altro altro piccolo difetto: manca un qualcosa con cui, manca il maniglione, qualcosa con cui alzarlo. Se lo si è riempito particolarmente, potrebbe non essere molto comodo alzarlo semplicemente agli spallacci, ma questa è, diciamo, una finezza. Ultimo difettuccio: l'attacco delle cinghie, che è veramente un pochino noioso. Avrebbero potuto benissimo mettere
delle clips a sgancio rapido come queste, ci sarebbe voluto veramente poco. Ma quindi vi domanderete perché dovrei spendere 40 euro per uno zaino come questo? Perché comunque trovare sul mercato uno zaino robusto che arrivi a portare tra i 50 e i 70 litri non è semplice, non è semplice perlomeno trovarlo a 40 euro. Che poi non vada bene per tutto, sono d'accordo, dovessi farci un trekking con uno zaino che già di suo pesa, ok, facciamo le modifiche, togliamo appunto 1,5 kg, pesa 3,5 kg, con l'alice io ce li facevo comunque. Potrei magari pensarci su un attimo. Così com'è, se non vogliamo apportare grosse modifiche, togliamo semplicemente la corda e dobbiamo andare nel bosco a fare bushcraft, a fare survival, non abbiamo bisogno di fare grandi percorrenze. Secondo me questo è un piccolo mulo, cioè ci sta davvero davvero tanto equipaggiamento. Si tratta di uno zaino alla fine molto robusto, molto capiente. Per 40 euro può anche valerli. Se non dovete fare tanta strada, dovete portare tanto equipaggiamento e vi serve uno zaino robusto che non tema spine e non tema di essere maltrattato e volete spendere molto poco, potrebbe fare il caso vostro. Se avete avuto modo di guardare i video fatti in precedenza, potrete spesso notare che lo vedete alle mie spalle o vicino a me, perché negli ultimi mesi, da quando l'ho acquistato, lo sto utilizzando abbastanza e non mi dispiace, con tutti i limiti che può avere, ma non mi dispiace. Quando vengo qua al campo per fare i filmati o altre attività, metto dentro le corde, metto il materiale per i video, i treppiedi, batterie e quant'altro, l'abbigliamento pesante, perché comunque quando arrivo la sera fa freschino, ci sta tutto. È grande, non devo fare tanta strada. È robustissimo, lo butto per terra, non devo preoccuparmi, non si sciupa, non si rovina. A me non dispiace, per 40 euro non è stato un cattivo acquisto. Comunque, ditemi la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete like, condividetelo. Se vi interessa rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, iscrivetevi al canale, clic sulla campanella. Buon pomeriggio.